Pensare oggi un'orchestra di giovani musicisti dediti alla musica antica, partendo da un preesistente premio di violino, è un atto di grande coraggio e contemporaneamente una grande idea che potrebbe portare negli anni a venire a sviluppi inaspettati e insperati. A Rovereto, in provincia di Trento, si è svolto per molti anni il premio violinistico Bonporti, che si è trasformato quest'anno, a cadenza biennale, in premio pianistico. Possiamo dire che appunto l'organizzazione del premio Bonporti, Romano Vettori e Mario Martinoli, insomma, vengono da una grande esperienza nel mondo della musica barocca, ovviamente, e volendo spostare il repertorio su un periodo più tardo, avevano bisogno almeno di una persona che fosse dentro, ecco, questo mondo. Quindi mi hanno essenzialmente chiesto di dare dei nomi, quindi di dare qualche nome per la giuria, di dare dei nomi soprattutto per chi avrebbe portato gli strumenti, che è una cosa piuttosto delicata. Devono essere persone preparate, devono essere strumenti costruiti in copia, specialmente per un concorso, quindi affidabili e con il tecnico presente, che è Paul McNulty, ovviamente. Stiamo parlando quindi di fortepiani, cioè di strumenti che sono simili al pianoforte da cui il pianoforte deriva, ma che mostrano anche delle differenze rispetto ad esso. There are differences come in terms of, let's say, proportion. Le differenze sono nelle proporzioni. Se noi abbiamo delle musiche galanti di Haydn o C.P. Bach, vediamo che sono molto vicine al cembalo o al clavicordo. And they are quite familiar with the harpsichord, the cembalo and the clavichord, and they non sono pensate per essere sonore, ma per avere una dolcezza retorica e una specie di espressività. Questo è quello che uno strumento, che può suonare sia sonoro che dolce, è capace di fare. Ma le proporzioni non sono differenti rispetto al clavicembalo. Una cassa armonica sottile, delle corde sottili ed una costruzione sottile. Are no different than the harpsichord. Thin soundboard, thin strings, thin construction. I have built a representative Walter. And the maker was Anton Walter, this favorite builder of. Ho costruito un Walter rappresentativo, si tratta del costruttore Anton Walter, il costruttore preferito da Mozart. Potremmo dire che il tardo Mozart e il giovane Beethoven preferivano Walter. Nel 1796 Walter era conosciuto come il primo a Vienna, come il più famoso per coloro che volevano suonare forte e veloce. For those virtuosos who want to play loud and fast. Il premio Ferrari e il premio Bonporti sono organizzati dall'Accademia di Musica Antica di Rovereto, di cui è direttore artistico Romano Vettori, che è anche docente presso il Conservatorio di Trieste. Dopo chiaramente 17 anni, una formula può anche apparire leggermente sbiadita, come dire, no, appannarsi un pochino. Invece no, questa sfida che noi abbiamo sentito di anno in anno non ha fatto altro che darci ulteriore entusiasmo in realtà. Tanto è vero che questa nostra primissima idea di far partire prima il concorso Bonporti come Euregio, premio Euregio Musica, ha trovato sempre maggiore terreno fertile per potenziare questi aspetti, questi temi, queste tematiche, tal che quando è arrivato il momento di dire innestiamo anche un nuovo ramo, un germoglio, insomma, in questa direzione, il nome di Ferrari ci è venuto quasi spontaneo, perché è un cittadino, un musicista trentino e particolarmente oltretutto roveretano. È un musicista che ha passato l'Europa, le corti di Francia, di Gran Bretagna, eccetera, quindi aperto all'Europa. E in particolare poi, siccome noi negli anni abbiamo anche sviluppato attenzioni per i giovani, per l'orchestra, eccetera, avevamo iniziato a scandagliare le musiche del 600, del 700 trentino, proponendole al pubblico, e quindi in questo modo abbiamo avuto la possibilità di potenziare l'aspetto della promozione giovanile attraverso l'orchestra. Questa diciamo è un'operazione che avrà un futuro in due diciamo, ulteriori rami. Uno è quello dello sviluppo della musica e degli studi e anche delle pubblicazioni intorno al musicista Ferrari. Posso annunciare qui che in questi giorni infatti si è insediato un comitato artistico scientifico per la cui presidenza ha accettato Malcolm Bilson,
e che si occuperà dell'opera di Ferrari, dell'opera musicale, quindi delle pubblicazioni delle sue musiche nei vari settori, cameristico, vocale e vocale strumentale. E la seconda cosa che diciamo parte insieme, in realtà è uno sviluppo dal passato, no? È questo lavoro con l'orchestra e anche con un coro che staremo per diciamo bandire proprio fra poco, per corredare diciamo anche di questo aspetto vocale corale le produzioni che queste orchestre e queste nostre diciamo iniziative hanno. Mi riferisco in particolare a un invito che l'Accademia ha avuto da Vienna e da Innsbruck per partecipare a un progetto triennale che si guarda al 2015. 2015 ci sarà un grande centenario di grandi festeggiamenti avuti per una nozze in ambito imperiale che furono fatte dalla corte estiva di Innsbruck imperiale, alla quale fu invitato anche l'orchestra della città di Rovereto col maestro di cappella, e Hasse, che era il maestro di cappella imperiale, chiese a questo maestro di scrivere anche una messa. Questa messa noi l'abbiamo anche già preparata, trascritta, fu anche eseguita nel 2000 con un'orchestra che avevamo appunto denominato Orchestra Barocca della Mitteleuropa. Facendo e quindi c'è anche questa apertura ancora più sostenuta verso la Mitteleuropa. E approfitto ancora di ricordare che ci sarà una convenzione diciamo molto estesa con anche i principali conservatori di musica che insistono sull'arco alpino, a cominciare da Trieste proprio, perché c'è un progetto che tutti conoscono, che si chiama Arghe Alpe interregionale, che guarda le frontiere con l'Austria. Quindi c'è il Conservatorio di Bolzano, il Conservatorio di Trieste e il Conservatorio di Innsbruck e di Klagenfurt, che saranno anche coinvolti in questa operazione. La scelta di intitolare il premio a un musicista roveretano deriva soprattutto dalla volontà di ancorare la manifestazione al territorio, ma dando anche una dimensione internazionale come quella in cui ha vissuto Giacomo Gotifredo Ferrari. E risulta chiaramente dalla sua autobiografia gli aneddoti piacevoli e interessanti occorsi nella vita di Giacomo Gotifredo Ferrari da Rovereto, pubblicati a Londra nel 1830. Sì, è nato e cresciuto a Rovereto, musicalmente si è formato altrove. La folgorazione, diciamo, il coup de foudre con la musica avvenne nel 1784, quando in occasione dell'inaugurazione del Teatro di Rovereto accompagnò al cembalo la prima donna, e da quel momento decise che la musica sarebbe stata la sua professione. I suoi studi musicali iniziarono a Verona con dei maestri che lui non apprezzava molto, e poi il salto di qualità venne in Val Venosta, monastero di Marienberg, dove padre Mariano Stecher cominciò a fargli studiare le partiture che giravano per l'Europa, soprattutto Mozart, che rimarrà il suo mito per tutta la vita. Ammirerà assolutamente Mozart. Si trasferisce a Napoli con la raccomandazione del suo amico e banchiere Bridi, Giuseppe Antonio Bridi, amico intimo di Mozart anche, e lo presenta a Paisiello e lì comincia un po' a lavorare sulla materia. Ha a disposizione le partiture del maestro da consultare, procede negli studi dell'armonia con Gaetano Latilla e inizia anche a scrivere qualcosa. Un suo tentativo di opera risale proprio agli anni napoletani. Ciò che lui ci ha lasciato è parecchio, è una produzione cospicua di molti generi e soprattutto di diversi livelli qualitativi, perché lui è fondamentalmente pianista, perché la sua formazione è al pianoforte e anche le sue cose migliori le ha scritte per pianoforte, senza dubbio. Anche il primo concerto che è stato eseguito recentemente in occasione del premio Ferrari a Rovereto è diciamo una delle sue produzioni di punta. E lui poiché si guadagnava da vivere proprio con la musica, ci ha lasciato anche una miriade di composizioni di occasione, scritte delle volte solo
calibrate sulle esigenze del suo allievo, del momento, per cui anche in vista di una riscoperta di Ferrari, di una pubblicazione, delle ripubblicazioni delle sue opere, bisognerà fare un grosso lavoro di scrematura, perché poche sono, scegliere solo le cose più notevoli, perché veramente ci ha lasciato tantissimo. Gran parte delle musiche di Ferrari sono alla Biblioteca Tartarotti di Rovereto, arrivate attraverso un ramo secondario della sua famiglia, attraverso il fratello dopo la morte del compositore. Molte partiture sono arrivate a Rovereto attraverso questo canale. Per la selezione finale del premio Ferrari, quattro concorrenti hanno potuto collaborare con l'orchestra che è stata l'orchestra Teresa Youth Baroque Orchestra, nata nel gennaio 2012 su iniziativa dell'editore Mario Martinolli, le cui origini familiari sono lussignane. Si tratta di un'orchestra giovanile, barocca, si chiama Teresia, fa il suo debutto qui a Rovereto in occasione delle finali del premio Ferrari come orchestra di servizio, ed è un'orchestra nata anche in base a diverse esigenze sia musicali sia diciamo filosofiche. Il progetto Teresia è un progetto molto ampio, un progetto di finanziamento privato della cultura innanzitutto, quindi un progetto che ambisce anche a introdurre un nuovo modello di finanziamento culturale, diciamo a fianco del tradizionale finanziamento pubblico, perché ci rendiamo anche conto che soprattutto in tempi di crisi come questi, soprattutto in Italia, è importante che anche i privati direttamente partecipino come diciamo promotori di attività culturali. Come privati intendo proprio i cittadini, non le banche, non le assicurazioni, non le grandi società che comunque seguono una logica di marketing nel loro finanziamento della cultura, ma intende anche promuovere un modello di partecipazione diretta, anche economica, dei cittadini amanti della cultura nella vita culturale delle città e delle regioni. La radice, diciamo, di raccolta dei giovani che partecipano a Teresia è quella che qui in Trentino viene conosciuta come Euregio, che sarebbe, diciamo, la regione del Tirolo storico, quindi l'unione tra Trentino, Alto Adige e la regione austriaca del Tirolo, che oggigiorno è anche un ente, diciamo, con valenza legale, quindi opera sul territorio come, diciamo, struttura sovraregionale, perché risponde anche all'esigenza di una mancanza di strumento barocco, giovanile, in tutta questa regione. In Alto Adige ci sono tantissime orchestre fisse, stabili, moderne, alcune barocche, ma la filosofia di raccolta di giovani per condurli anche alla prassi esecutiva barocca è praticamente assente. Quindi Teresa intende anche dare una piattaforma stabile ai ragazzi della regione, dell'euroregione dovrei dire, per cominciare ad avvicinarsi anche allo strumento antico, o anche ragazzi che hanno esperienza e che comunque vogliono avere una piattaforma su cui studiare, con cui fare concerti e con cui, diciamo, portare la musica antica in giro per il mondo. A dirigere la neonata compagine orchestrale, un nome di spicco della musica antica italiana e internazionale. Cominciamo col dire che sono giovani, ma sono tutti degli strumentisti formidabili, sono già preparatissimi, hanno già anche tanta esperienza, alcuni sono stati nell'orchestra barocca europea, alcuni suonano in gruppi, piccoli gruppi, ensemble importanti. E direi che più che quello che ci si può aspettare dai ragazzi è come ce lo si può aspettare. Da ragazzi così giovani si ottiene una reattività letteralmente mostruosa, cioè durante la prima lettura, la prima prova, già il materiale musicale decolla e si sistema automaticamente da solo, che è una cosa che è una quota che i giovani hanno in generale, però a questo chiaramente bisogna appoggiare il talento. Davvero questi ragazzi ne hanno tanto, perché il lavoro che abbiamo fatto in questi giorni è anche molto duro, perché in un concorso abbiamo a che fare con diversi solisti, quindi diverse idee, bisogna cambiare in continuazione sullo stesso pezzo. È stato davvero entusiasmante. Lavorare con i giovani è indubbiamente entusiasmante, soprattutto quando a muoverli è la passione e la dedizione. Avevano già tutti quanti, non solo le parti, già viste e studiate per proprio conto, ma in più anche essere il primo violino aveva già scritto le arcate, quindi insomma siamo arrivati già sapendo di che cosa si trattava.
E i pezzi che dobbiamo fare in questa circostanza sono due, il concerto di Ferrari e il concerto di Mozart, quindi abbiamo cominciato subito a lavorare sui piccoli dettagli, perché come ti dicevo le cose fondamentali, già ritmo, intonazione, erano già molto 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 buone, nonostante l'orchestra si sia trovata per la prima volta, ci vuole tempo di solito per rodare un gruppo d'archi. C'è da dire che alcuni di loro si conoscono e quindi c'è già una certa unione, oltre che d'amicizia, anche dal punto di vista musicale. Insomma. Per me è un'esperienza molto bella perché lavoriamo insieme a giovani della zona che sono anche nostri amici e ci divertiamo molto. Io ho 33 anni, ho studiato a Monaco di Baviera, prima a Bolzano, poi a Monaco. E Esther mi ha chiamato perché suoniamo anche in un gruppo da camera e un'orchestra da camera a Bolzano insieme, e ci siamo già conosciute quando stavamo ancora studiando al conservatorio di Bolzano, e mi ha chiamato e così sono venuta molto volentieri, perché suonare con lei è sempre molto bello. Ma a me da sempre ha affascinato questo modo di suonare musica antica in un modo un po' diverso, con strumenti antichi, con le corde di budello, eccetera, che dà un suono molto diverso ai pezzi, è un modo di suonare molto diverso che apprezzo molto, e quindi mi sono avvicinata a questo. Ho scoperto questa cosa a Monaco studiando, ho preso anche delle lezioni con una violinista barocca e suono anche nell'orchestra barocca di Monaco, e quindi ho la passione per la musica, anche per la musica barocca. Quindi al giorno d'oggi quasi non esiste più un ensemble che suona musica barocca con strumenti moderni. Tra i giovani musicisti anche un cornista udinese. Sono stato contattato dal primo violino da Esther e niente, insomma, ho accolto subito questa proposta, mi sembrava una cosa nuova, insomma. Molto avvincente e interessante. Io studio a Udine, sto studiando ingegneria a Udine e parallelamente studio anche corno moderno e antico. La Theresia Orchestra ha accompagnato con attenzione e qualità esecutiva i quattro finalisti giudicati per le loro esecuzioni da una giuria internazionale. Abbiamo scelto come testimonial, dovrei dire, della prima edizione del concorso Malcolm Bilson, americano, uno degli scopritori del fortepiano, praticamente uno dei primi che si è cimentato nell'esecuzione di Mozart al fortepiano ancora negli anni 70, inizio degli anni 80, affiancato da altre illustre personalità quali Viviana Sofronitsky, figlia del noto Vladimir, pianista Sofronitsky, Stefania Neonato di Trento, la bulgara Temenushka Veselinova, e il romano Andrea Cohen, quindi una giuria di pianisti per giudicare altri pianisti, che anche questa rappresenta una novità. E Malcolm Bilson è uno dei nomi di spicco della musica antica tout court, uno dei pionieri della riscoperta delle diverse prassi esecutive e uno dei più importanti didatti con cui hanno studiato e studiano coloro che vogliono dedicarsi alla musica per fortepiano. Una volta diplomata, appunto, poi ho seguito questo pianista in varie masterclass in Italia e all'estero, e poi più regolarmente, sempre di più, insomma, mi sono spostata all'estero, anche se il mio master è italiano, perché è un master in fortepiano che ho preso all'Accademia Internazionale di Imola con Stefano Fiuzzi. Dopodiché c'è stato questo incontro ancora più fortunato con Malcolm Bilson e sono partita per gli Stati Uniti. E qui ho studiato per il mio dottorato, ho avuto occasione appunto di suonare in concerto, anche soprattutto di insegnare, che è stata veramente un'esperienza fondamentale, e dovrebbe essere così per tutti, insomma, a una certa età, arrivati a un certo punto, poter tramandare questo lavoro che si fa. Da lì in poi c'è stato poi anche il concorso di Bruges che ho fatto appunto nel 2007, concorso di fortepiano, all'epoca era l'unico concorso per fortepiano, quindi mi ha dato una certa visibilità, insomma, questo premio, e ecco, e quindi poi la carriera è iniziata. Durante la premiazione Malcolm Bilson ha parlato della diversa temperie culturale che oggi accompagna lo studio del fortepiano. I said 15 years ago there would not have been this level of professionalism.
Ciò che ho detto è che 15 anni fa non c'era questo livello di professionalità. Se ricordo bene, mi sembra che il primo concorso di fortepiano sia stato 20 anni fa a Bruges, in Belgio. E c'era uno dei due ucraini che non sapeva che il termine fortepiano non indicava uno Steinway, perché fortepiano è la parola russa che indica lo Steinway. Quindi ha partecipato vincendo il secondo premio. Spero che questo non succeda più al giorno d'oggi. Credo che ora abbiamo quella che io chiamo disciplina. Se uno va a Mosca o al concorso Van Cliburn di pianoforte moderno, c'è un livello sotto il quale non si può andare, e io credo che oggi abbiamo raggiunto questo livello. Credo sia questa la differenza rispetto a 20 anni fa. Per esempio, ieri abbiamo sentito dei concerti. In questi concerti era tassativamente obbligatorio suonare il continuo. Perché? Perché se non si suona il continuo, si vede il solista seduto a far nulla mentre tutta la musica è stata suonata. Tutti suonano assieme, poi inizia la parte solistica. E la parte solistica in Mozart e Beethoven è un insieme combinato del pianoforte, degli archi e dei fiati. And the solo part in Mozart and in Beethoven is that the piano and the strings and the winds go in all combinations. Se il continuo non viene suonato, mi sembra che si falsifichi Mozart. Prima di iniziare, in giuria ne abbiamo parlato. Cosa fare se qualcuno di loro non avesse suonato il continuo? Tutti lo hanno suonato e molto bene. Questo vuol dire che tutti capiscono di cosa si sta parlando. E questa è la differenza rispetto a 20 anni fa. So that means that they understand what this is all about, and that is different from 20 years ago. E Bilson è stato molto preciso in tutta una serie di disposizioni per i commissari, tra cui quella che suggeriva di non parlare delle rispettive opinioni sui candidati prima di aver espresso la votazione finale. It's not that I didn't want it. In all the good competitions they do that now. Non è che io non abbia voluto. In tutti i concorsi seri si fa così. Perché avere una giuria? Non so cosa lei pensi dei concorrenti che ha sentito, mi piacerebbe sapere, ma non se dobbiamo votare. Io non voglio influenzare lei e non voglio che lei influenzi me. Quando questo succede, spesso si arriva a un livello zero per il vincitore. Spesso abbiamo vincitori che non sono buoni. Si arriva ad una specie di denominatore comune che non è interessante. E non si vuole questo. Affects and every and it finally comes down to what we call a common denominator, which is uninteresting, and you don't want to have that. La giuria, di cui facevano parte, oltre a Malcolm Bilson, Andrea Cohen, Stefania Neonato, Viviana Sofronitsky e Temenushka Veselinova, ha selezionato i 4 finalisti. In my opinion, the best Ferrari performance for which there was no prize, in my opinion. Secondo me, il miglior esecutore di Ferrari, per cui però non c'era un premio, è stato Assen Boyajew, con la sonata che lei probabilmente non ha sentito. Tutti loro hanno suonato le sonate di Ferrari e per me la sua esecuzione è stata la migliore. Mi piacevano tutti. Elisaveta ha suonato con una partecipazione estrema, è stato bellissimo. Which is wonderful. I know her a little. And Nicoletta. La conosco un po'. Nicoletta ha tantissimo calore che credo manchi nel mondo d'oggi. Parlando con uno dei candidati, che non è passato in finale, ho fatto notare che ciò che sarebbe necessario è lo charme. Si tratta di qualcosa che oggi non è moderno, ma è insito in questa musica. Se tu oggi dici ad una giovane donna che ha charme... Charm is of course not in fashion today, but it is in this music. You tell a young girl she's charming, pow! You know? Ma per questa musica è molto importante avere charme e calore. Nicoletta possiede questa caratteristica, secondo me. I'm Nicoletta Ion, coming from Romania, from Transylvania. Sono Nicoletta Ion e vengo dalla Romania, dalla Transilvania. La mia città natale è Oradea. Vivo in Germania dal 2001, a Hannover. Ho iniziato a studiare pianoforte a 6 anni e a 18 sono andata all'Università di Bucarest, in Romania. 2 anni dopo mi sono trasferita a Hannover per studiare fortepiano. Poiché non avevo finito i miei studi a Bucarest e il fortepiano si poteva studiare solo a livello di master, ho dovuto prima finire il pianoforte a Bucarest nel 2006
E poi nel 2010 ho finito anche i miei studi di fortepiano a Hannover. Mi chiamo Lisa Miller e sono nata a Mosca in Russia, però ho vissuto alcuni anni in Francia. Sono andata a scuola, ho studiato fortepiano. In Francia dopo sono tornata a Mosca e ho studiato in conservatorio Tchaikovsky. Penso che la cosa la più importante è che ho incontrato alcune gente che fanno della musica storica, degli strumenti storici. Allora, prima per me era il clavicembalo e dopo ho studiato anche il fortepiano. E penso che per me era una grande differenza tra il mondo del pianoforte accademico, che era non molto interessante, forse c'è molta gente e tutti fanno la stessa cosa. E dopo di aver incontrato tutte queste personalità artistici incredibili che fanno questa musica totalmente differente, strana, e così mi sono interessata. Allora, primo era nella mia infanzia, quando ero in Francia, ero Andrei Volkonsky, il primo clavicembalista russo che aveva immigrato in Francia, e anche un compositore di musica contemporanea. Allora, andava nelle direzioni molto differenti, e questo anche per me era molto importante, che sia così diversi i suoi interessi, tutto ciò che faceva. E dopo, grazie a lui, ho anche incontrato Alexei Lyubimov, il mio professore a Mosca, e tra Alexei Lyubimov si è aperto tutto il mondo del fortepiano, del clavicembalo. Malcolm Bilson, che ho incontrato alcuni anni fa in Ithaca, al concorso di fortepiano, e anche quanti artisti. I'm Assen Boyajev and I come from Bulgaria. Sono Assen Boyajev e vengo dalla Bulgaria. Ora vivo in Germania dal 1999, da quando ho iniziato i miei studi all'Accademia di Musica. In the Academy of Music. Yes, I started with the modern piano in the age of 4. Ho iniziato con il pianoforte moderno all'età di 4 anni. Il mio primo maestro è stato mio padre. Successivamente sono stato studente alla Scuola di Musica di Sofia, poi all'Accademia di Musica di Sofia, quindi all'Accademia di Musica di Hannover. Ho studiato pianoforte moderno, fortepiano e clavicembalo. Modern piano and later on pianoforte and harpsichord. It started during my study. Durante i miei studi a Hannover ho partecipato ad un workshop per le esecuzioni sui pianoforti storici con Zvi Menicher, che sarebbe diventato il mio maestro. On a historical pianos with my future teacher, that's professor Zvi Menicher. I was fascinated. Sono rimasto affascinato dal modo in cui lui aveva spiegato la musica su questi strumenti particolari e di come questa musica risuonasse. Quindi ho sostenuto un esame e ho iniziato a studiare la prassi esecutiva storica. And started with a real study on a historical performance practice. After I got my diploma in Hannover in historical pianos, I had a year. Dopo essermi diplomato a Hannover, sono stato un anno studente ospite alla Cornell University in USA, dove ho studiato con Malcolm Bilson. È stato un grande piacere, una persona come Bilson fa scoprire un nuovo mondo ad uno studente giovane come ero io allora. For a young student as I was at that time. Il primo premio è andato in Russia. Olga Pashenko is an outstanding talent. She can do anything. Olga Pashenko è un talento fuori dal comune, lei può fare tutto, è molto musicale. Ne ho appena parlato con lei, deve ancora maturare, soprattutto dal punto di vista dell'interpretazione. È una grande attrice, sa cosa non usare per il ruolo che sta interpretando, poiché creerebbe confusione nei caratteri.
A great actress has many, many facial expressions, yes? And knows that this is up is different from this is up. But a great actress also knows which not to use for this role. Olga deve crescere dal punto di vista interpretativo e lei è un talento straordinario, ha tutto, all'orecchio, alla tecnica e ha un ottimo gusto. She is a fantastic talent, you know. I mean, she has everything. She has ears, she has technique, and she has good taste. Anche se ha fatto cose che non approvavo, erano comunque buone. E questo è molto raro. Ho parlato con lei di queste cose. È una donna deliziosa. That's what I think of her, right? She said yes. Yes, she said yes. I talked to her, very nice woman. My name is Olga. Il mio nome è Olga, vengo da Mosca, Russia. Suono il fortepiano da circa 7 anni. Adesso sto suonando il clavicembalo, il fortepiano, il pianoforte moderno e l'organo, quindi diversi strumenti. Ho studiato con Olga Martinova, Alexei Lyubimov e adesso sono ad Amsterdam con Richard Eger. Am avut foarte mare bucurie să fiu aici în Rovereto și să cântăm muzica. Ну, спасибо большое всем, кто интересуется этой музыкой и этим инструментом. Ich lebe zurzeit noch in München, möchte sehr gerne nach Bozen zurückkommen, aber большое спасибо всем. Поздрави на всички мои приятели и близки. Un salut a tutti da Rovereto. Lui Ferrari, îmi pare foarte rău că n-au fost și alți oameni din țara mea aici să audă. Dar poate că înregistrarea va ajunge și până în România. J'espère par mon jeu intéresser beaucoup plus de gens dans la même chose. Es hat sich noch nicht so gezeigt, ob das klappen wird und ich hoffe sehr, dass das klappt. Я надеюсь, что все наслаждаются музыкой так же, как это делают участники конкурса. От Словения навсякъде по света.